Salve gente, un nuovo video. Continuiamo da dove eravamo rimasti l'altra volta nel vedere il file Python principale che si occupa di prendere ed elaborare i dati dall'API OneCallAPI di OpenWeather. Prima però un aggiornamento per quanto riguarda gli alerts, che fino a qualche tempo fa non erano disponibili. Adesso ho visto che per l'Italia sono disponibili e quindi vi mostro a video cosa mostra praticamente il Conchi. Ovviamente resta valido il fatto che non so se tutti i paesi li mostrano e quindi avete sempre le solite opzioni che vi ho detto l'altra volta. Comunque, vediamo a video cosa mostra il Conchi. Ecco qui, lo vedete. Mostra il nome dell'agenzia, come ho detto l'altra volta, il tipo di evento, l'inizio e la fine dell'evento, e poi adesso li vedete in giallo. Comunque i colori, non so, potete modificarli. Comunque troverete un'altra versione una volta che avrò messo il link di download. E in giallo, appunto, dicevo quello che è una descrizione più completa che al momento c'è scritto, come potete leggere: No Special Awareness Required. Questo è quello che mostra l'API. Ovviamente io ne ho settati solo 3. Se voi ne volete settare di più, potete, per esempio, che ne so, eliminare l'immagine che vedete delle tre lune della media qui delle tre lune e inserirne un altro o un altri due, come volete, insomma. Comunque adesso proseguiamo da dove eravamo rimasti l'altra volta con il file principale del Python. Quindi vedete qui sulla sinistra video questa sezione qui si occupa di prendere dal sito i dati per quanto riguarda la sezione generale, quindi latitudine, longitudine, le ho dette l'altra volta. Questa sezione qui scrive i dati della sezione generale che ha appena preso sul file. Poi scendiamo. Questa qui è la sezione che si occupa di GeoPy, quindi prende le vostre coordinate geografiche e fa lavorare GeoPy, e qui vedete li scrive sul file trattino GeoPy che vi ho mostrato l'altra volta. Poi questa sezione qui si occupa delle bandierine, quindi questa crea il percorso delle bandierine, dove andare a trovare la bandierina del vostro paese. Poi questa sezione qui prende i dati dalla sezione appunto corrente, ovvero del tempo corrente. Poi questa sezione qui li scrive sul file, li vedete. Andiamo avanti, questa qui prende i dati dal sito per quanto riguarda la sezione minuteli, cioè i 60 minuti prossimi, e questa sezione qui li scrive sul file. Poi la prossima sezione prende i dati per quanto riguarda le prossime 48 ore, quindi l'hourly, lo vedete fino a qui. Eccola qui, questa sezione qui. Poi questa sezione qui li scrive ovviamente su file. Qui ad un certo punto troverete questa linea di commento che vi diranno che la prossima istruzione trasforma da metri a secondo a chilometri all'ora. Se voi volete lasciare il dato originario, cioè il metri a secondo, potete mettere a commento le prossime due righe, cioè queste. Se invece volete trasformarli in chilometri al secondo, la velocità del vento e la raffica di vento le lasciate senza commento, cioè il cancelletto davanti. Questo perché i dati, appunto, sono stati settati per prendere i dati metric. Se voi siete anglosassoni e volete i dati Kelvin, ovviamente, come vi ho mostrato l'altra volta, sostituite metric con Kelvin. Quindi qui ovviamente poi non avrete più bisogno di dovrete modificare questa per questa istruzione se volete cambiare i dati da adesso non so, da miglia al secondo o come o da yard al secondo, come vengono messi sul sistema Kelvin, non lo so. Poi questa sezione qui prende i dati per i prossimi giorni, quindi la daily, i prossimi 7 giorni, che con oggi fanno 8 giorni in tutto. Eccoli qui, li vedete. Poi questa sezione qui li scrive su file, scusate, eccola qui, questa qui. Poi c'è questa sezione qui che crea il percorso per l'icona di OpenWeather. L'icona di OpenWeather intendo il sito. Poi questa sezione qui crea il percorso per l'icona del tempo corrente, cioè l'icona principale che vedete indicata a video. Questa sezione qui invece crea sempre i percorsi per la seconda icona, ovviamente se presente, perché non è detto che lo sia. Attualmente, come vedete a video, al posto dell'icona c'è scritto, c'è l'icona piccolina di OpenWeather del sito,
Nel caso fosse disponibile la seconda icona del tempo, l'icona di Open Weather sparisce e vi appare l'icona del tempo per quanto riguarda la seconda descrizione, appunto. Poi, questa sezione qui crea i percorsi per la bussola, per l'icona della bussola che vedete lì a video. In base a che il vento sia zero o la velocità che ha, insomma. Poi, questa qui crea l'icona hot, ovvero il termometro per la temperatura alta. Come vedete qui c'è scritto evidenziato 38 gradi Celsius, ovvero quando la temperatura è uguale a 38 gradi Celsius appare il termometro caldo. Questa qui invece crea l'icona per il termometro freddo. Infatti, se vedete, c'è scritto che quando la temperatura è uguale o minore di 0 mi apparirà il termometro freddo. Poi questa sezione qui crea il dew point per quanto riguarda la sezione corrente. Ovviamente il dew point con i vari colori, a seconda del dato che vi dà l'applicazione. Questa sezione qui crea il dew point per l'hourly, ovvero per le prossime 48 ore. Questa sezione qui crea il dew point per il daily, ovvero per i prossimi 7 giorni, 8 compreso oggi. E lo stesso qui, questa qui fa il UV index per la sezione corrente, questo qui fa l'UV index per la sezione hourly, cioè le prossime 48 ore, questo qui fa l'UV index per il daily, cioè i prossimi 7 giorni. Poi, qui inizia la creazione di tutte le sezioni che vedete a video, cioè la sezione del tempo corrente, la sezione oraria e la sezione giornaliera, cioè i prossimi 6 giorni qui mostrati a video. E quindi qui sono settate un po' di variabili, le vedete, che sono praticamente istruzioni Conky, che poi il Conky andrà a leggere su un altro file. Infatti poi qui le va a scrivere, come vedete, qui apre il file e qui le scrive. Poi qui settiamo delle variabili generali che mi servono, e poi qui settiamo i settaggi per la sezione generale. Vediamo qui se settiamo. Praticamente sono istruzioni Conky tagliate, perché poi verranno usate più tardi, ricomposte e usate in base a come vanno scritte. Qui questo è per quanto riguarda il tempo, questo è per i percorsi delle icone, vedete qui. Queste invece sono per quanto riguardano le temperature sentite, questa per la pressione, questa per l'umidità, queste qui servono per il dew point, scusate. Queste qui servono per il dew point, queste qui servono per l'UV index, questa per la nuvolosità, la visibilità, velocità del vento, raffica di vento, percentuale di pioggia, quantità di pioggia nella prossima ora, quantità di neve nella prossima ora. Qui inizia invece a costruire la sezione oraria, ovvero il blocco che vedete evidenziato a video, cioè fra 5 ore, poi più 5 ore, più 5 ore. Perché 5 ore? Perché io ho settato 5 ore. E quindi qui, vedete, apre il file per la scrittura, qui fa tutto il primo ciclo for. Vediamo, che okay. Tutto questo, vi fa l'else, e scrive quella sezione lì, tutta la sezione delle 5 ore, delle 5, 5, 5, delle 15 ore. Poi, scendiamo. Qui invece fa i giorni, ovvero i successivi 6 giorni, come vedete a video, 3 nella prima riga e 3 nella seconda riga. Quindi anche qui apre il file, qui c'è il ciclo for, anche qui lo vedete. E qui finisce. Poi, questa sezione qui riguarda gli alert, quindi qui acquisisce dal sito tutti i dati, qui converte l'epoch time in data che possiamo vedere, e qui le scrive sul file. Ok, poi questa sezione qui prende sempre i dati dal file trattino alerts e praticamente compone le istruzioni Conky e li scrive su un altro file, alerts, questa volta senza il trattino, in modo che il Conky poi se le va a prendere.
questa qui è la sezione moon, quindi qui abbiamo settato un po' di variabili che sono anche queste istruzioni conky, e qui le scrivono, le istruzioni vengono scritte sul file trattino moon. Ovviamente queste istruzioni qui, scusate, questi dati qui vengono presi dal direttamente dal programma moongiant.py che appunto abbiamo già installato. Infatti, se vi mostro il video, eccoli qui, il file alerts, eccolo qui, lo vedete, queste sono le istruzioni conky che vengono scritte dal Python e salvate su questo file. Poi il conky di questa applicazione, cioè il conky OneCodeAPI, andrà a leggersi direttamente l'istruzione. Per quanto riguarda la moon è lo stesso, vedete qui ci sono già tutte le istruzioni, è come se fosse un pezzo di conky già scritto dal Python su questo file, e poi il conky OneCodeAPI se le va a leggere direttamente riga per riga in base alle nostre necessità, e appare quello che vi mostra qui a video il conky. Quindi praticamente abbiamo finito di vedere come funziona questo nuovo conky. Nel frattempo io finisco in ogni caso l'alert esterno al conky, e poi vi mostrerò come eventualmente modificarlo se il vostro paese non vi dà gli alert di Open Weather. E quindi per oggi è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!